non colpevolizziamo affatto il portiere Riommi, perché è un giovane, dopo ha fatto delle belle uscite, ha fatto delle belle cose, non è che hanno tirato molto, ma ha fatto comunque delle belle cose. Però questa palla, un difensore esperto come lui non deve darla lì, ma vuoi calciarla? E il portiere qui deve calciare prima, la faccia, però vedi come rimbalza male? Ecco, poi si accorge che fa l'errore Riommi, a quel punto Mauro, tu hai giocato in porta, non ci ritorna convinto, no? Il problema è che il portiere non si aspettava il pressing. Si è alzata sul dischetto del rigore. Non si è alzata male. Sì, no, lo so, si è alzata sul gesso. Io dico sempre che la palla, quando te la dà dietro il difensore, ma va calciata di prima. Così? Guarda, era solo. Ma infatti, guarda, io voglio... Torna indietro, Leonardo. È per far bravo, Silvano, capire. Ecco, vedi come si è alzata? Sì, no, no, però comunque ha sbagliato io, a me non sì, possiamo. Sì, no, guarda, prende proprio il ciglio e la buchetta del... Sì, però lui se lì gli dà il calcio... Sì, certo, il doveva buttarla via. Però guarda, torna indietro, torna quando il difensore è solo. Perché puoi mettere guarda, in difficoltà? Fermo, ecco, qui, fermo, vai piano, vai avanti. Ecco, già, fermo, qui lui già sta dando al portiere, ma puoi calciarla quella pali? La calci, la mandi via, perché può succedere che la prendi male, che no. Il portiere rimbalza male. Questa palla, vedi, ha avuto tanto tempo per calciare, e queste palle continuamente al portiere dietro, cioè io secondo me, anche nel calcio è uno strano, ma chi le insegna? Queste vanno calciate via, basta, stop. Qui, vediamo, vedi come rimbalza male la palla, sì, sì, ha preso però anche lui non deve andare a stoppare così, insomma. Però non se la manco in mezzo, in mezzo alla porta non si dà la palla. Non si dà, io infatti guarda che sto dando più responsabilità al difensore che al ragazzo Riommi che... Stimo, qui Riommi ha avuto paura perché sennò riprendeva la palla, però quando si è visto così ha avuto paura vedendo Marinelli, che tu conosci Marinelli, averlo avuto l'anno scorso. Marinelli, se fa questi errori, ti ammazza. Ci ammazza a livello di calcio, attenzione, bravissimo. Si è buttato persona. Immediatamente quando ha visto che il portiere stoppava, si è buttato direttamente. Vedi, lui ci è dato già, quindi è un uomo gol vero Marinelli. Ecco qua, allora, a chi dalle più la colpa voi? Al di là di Badisco, che Riommi non si tocca per me. Un grande ragazzo, sta venendo fuori molto bene, poi ha fatto delle uscite bellissime, ha brancato la palla in mezzo all'aria con le mani, quando fanno male che crossano in mezzo, quindi non sto cercando il colpevole, però qui secondo me questo difeso, sembra che sia stato Cacioli il rientrante, Cacioli mi sembra, oggi, qui doveva calciare. Guarda la tua parte Marinelli, voglio dire, già aveva capito tutta la filosofia. Guarda Marinelli, è quello che sta correndo, vedi, sì, davanti al difensore del Perugia, qui la palla deve essere calciata via. Cioè, non si può, dice Paolo giustamente, che ne pensate? Io allora, andiamo una avanti, parola per... andiamo a vedere il pareggio del Perugia, perché tutti l'hanno attribuito allo stadio, anche lo speaker che ha fatto questo non ti sento qua giù, tutti l'hanno attribuito a Rampi lo speaker, invece no, chi era in curva ha visto bene che era Frediani. No, ma il bello che festeggiava Frediani, ma questo è matto, no? Dammogli gol anche quando li fa Frediani, ma il Fred perché ha giocato bene oggi. Sì, le sue palle ha giocato molto bene. Sta giocando molto bene. Oggi ha giocato bene, ha fatto addomesticato. Bisogna dare anche meriti ai giocatori quando li hanno. Ecco, allora fuori gioco, giustamente mi diceva Leonardo. Beh, qui non c'è il fuori gioco, ragazzi. Guarda, fermo così. Assolutissimamente. Ma fermo. Allora, non mi devi dire, anche un guardaline che ferma. Va benissimo per il Perugia, ma noi siamo Umbria Sport, quindi dobbiamo essere neutri. No, questo non c'era. Questo non è tifosi del Perugia, noi siamo tifosi del Perugia, ma cerchiamo di esserlo. Assolutamente niente. Ecco, questo qui credo che è un fuorigioco, se lo fischiassero a Perugia sarebbe veramente. Non vorrei che fosse l'arbitro dell'andata, perché no, ce n'era un altro uguale, se ti ricordi, all'andata. Sì, però questo lo ha affermato il guardaline, era sotto a me. Quindi era sotto la mia strada tribunale. All'andata fu uguale. Questo, però, ragazzi, una stoppata è un fuorigioco veramente. Questo non c'era. Infatti, tutti abbiamo detto, ma che fischia questo? Poi Marinelli lanciata rete sul sinistro, c'è la palla. Eravamo sull'1-0. Pericolosissimo questo. Capisci? Però anche qui la difesa è messa malissimo, no? Perché il difendente non deve stare lì, insomma. L'esterno destro mancava. Perché vedi, no, ne hanno due liberi, vedi, uno a destra e uno a sinistra. Non c'erano i due esterni di difesa. Non c'era l'adeguata... Per eccesso. Del Placentino la squadra si è sistemata meglio perché ha messo Zanchi a fare il mezzo sinistro, allora c'è stato un centrocampo a 4, Mogarelli che corre ma a volte le palle ne prende veramente pochi, lo hanno portato più dietro e ha recuperato parecchie palle, no? Poi è rientrato Benedetti, ha riquadrato ancora il centrocampo, insomma diciamo che alla fine della fiera non è tutto sto nuocere. Secondo me il centrocampo l'ha sistemato meglio dopo Battistini, per me. Però ecco, insomma, questo non è fuori gioco. Andiamo avanti a vederci allora a dare il sole, vedi, crea queste ombre, un po' come il vecchio Santa Giuliana, no?
Guarda, qui Plassentino fa una bella cosa, perché da un esterno sinistro, bello, qui, vedi, resta, rampi, tira, vai piano, la palla dove andrebbe? Eh sì. Andava fuori questa palla, perché qualcuno... Sì, eccola là. Ecco, me la avvicini lei un momentino, perché c'è questo sole ombra, no? Però questo è un bel gol di Frediani, ragazzi. Si trova al posto giusto, al momento giusto. Rischia che la palla andava fuori, perché si è infilata a fil di palla. Eh sì, perché vedi, alta la palla. Facile che si alzava anche, secondo me. Poi la sposta, no? Perché il portiere è di qua. Vedi, il portiere era di qua, dalla parte del tiro. Deviazione proprio... Vai avanti piano, Leonardo. Vai avanti piano così, passa piano senza fare moviola. Cercata, voluta, e la palla... Ecco, vedi, vedi, adesso Leonardo ci sposta un po' l'immagine, perché lui sposta tutto, eh. Ecco, vedi, Leonardo è un vero tecnico tifoso, dice, l'ha giusto come pare a me. Ecco, vedi, guardate qua, perché veramente, vedi, il portiere mi ha anticipato, vedi, è lì, il portiere era già fuori causa. Vedi, eccola, guarda, vai avanti, Leo, piano, guarda, guarda un po' che ha fatto. Gli dà proprio il giro. Guarda, questo è davvero un rapinatore di area, eh. Gran gol. Bene, andiamo avanti Leonardo, che dobbiamo vedere ancora? Questi sono su gol. Ho chiesto qualcos'altro, no? No. No. Allora, andiamo no. all'intervista Leonardo nel frattempo e io discuto con gli amici qui dopo aver visto il filmato. Adesso andiamo nell'espulsione. Però, quello che avete visto, ribadisco, il Castello non è, il gruppo non è così, così scarso, eh. Allora, vai avanti, è qui. Qui c'è un fallo su Plassentino. Ecco, io adesso... Gli ha dato un bel cazzotto. Che dice il cazzotto? Che dice un calcio? Che c'è stato? Cioè, avvicinici l'immagine, quello che sta per terra, guarda. Però non c'è da niente, no, andare... Io non lo so, sinceramente si vede un po'... È bella l'immagine, ma è lontano. Anche qui, se ce lo zoomi un momento, Leonardo, poi ce l'avvicini, vediamo. Però l'arbitro è molto vicino, guarda. Oh, gliela facciamo, che grande tecnico che secondo me non ne ha fatto niente. Avanti piano. Sto a pensare che non ne ha fatto niente. Ma infatti, sto a vedere anch'io. No, il fallo c'era, la posizione per il Perugia, la fischia l'arbitro. Poi vedi, guarda, adesso che fa lui... Ah, gli dà un calcio. Gli dà un calcetto sulla gamba dietro. Gli dà un cazzotto, no, un calcio. Un calcio, guarda, vedi? Un calcetto ha fatto bene. Sì, sì. L'arbitro l'ha anche visto. No, l'arbitro è andato lì dritto. All'inizio l'arbitro stava andando da un'altra direzione. La famosa ciampichetta. Gli ha pistato il piede, sì. Vedi? No, gli ha pistato il piede, gli ha dato un calcione. Gli ha dato un calcio dalla gamba dietro che noi dobbiamo essere che portava. No, no, e l'ha dato. Era l'espulsione, questa, giusto? No, l'arbitro ha diretto e via. Però non si fa questa cosa. Ah, di lì ti vedono due, ti vede il guardialine che non c'era, però ti vede, e l'arbitro che è a metro. La fascia sua di guardia. L'arbitro è a metro e mezzo, voglio dire. No, ma guarda, guarda, adesso si allarga l'immagine. Sì, sì, lo sto vedendo. Guarda, ecco, vedi, lo vede bene, no? Però l'arbitro è lì. Lì si è sotto io. Sì, se gli passa avanti un po' prima al nostro, gli resta un po' fermo, non lo vede. Sì, vabbè, ma... Però voglio dire, non si fa queste cose. Io alla Plassentino dico, Plassentino, sei un bel giocatore. A volte sei anche determinante. Lascia agì. Lascia agì, dicono a quello. Lascia agì. Non le fa sta cosa, non le fa, dai.